Ciao a tutti i biscottini! Oggi facciamo una ricetta per utilizzare il buonissimo burro di arachidi che ho vinto con il giveaway sul canale In Cucina con Meg. Aspetta che prendo proprio, forse devo prendere prima. Questo qui che è tipo burro di arachidi crunchy, quindi con i pezzettini di arachidi bio, cioè che è tipo buono, che tipo a sniffarlo mi viene, non lo so, sono drogata ormai. Quindi andiamo a fare dei cookies con il burro di arachidi, cioè quindi immaginatevi la bontà. Adesso vado subito ad elencarvi gli ingredienti. Vi servono 250 g di farina, circa 100 g di cioccolato fondente spezzettato come ho fatto io grossolanamente. Se avete le gocce di cioccolato ancora meglio, perché vi risparmiate questo passaggio di sminuzzare il cioccolato. 150 g di zucchero di canna, una bustina di vanillina, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di sale, un uovo e 120 g di burro di arachidi. Mescoliamo in una ciotola la farina, la vanillina, il pizzico di sale, il mezzo cucchiaino di bicarbonato, e mescoliamo. Ora aggiungiamo l'uovo al burro di arachidi e mescoliamo il tutto. Poi aggiungiamo lo zucchero e lo mescoliamo. Ora mettiamo tutto questo composto dentro la farina . Ora impastate il tutto insieme alla farina. Aggiungo circa un cucchiaio di latte o due per aiutarmi ad impastare. Dopo aver impastato con un po' di pazienza, perché il composto, l'impasto è abbastanza duro, aggiungiamo il cioccolato e lo impastiamo. Adesso prendete il vostro impasto e realizzate delle palline non tanto grandi. Così. E le mettete sulla teglia coperta da carta forno. Inforniamo in forno preriscaldato a 190 gradi finché non vedete che sono pronti e andiamo ad infornare. Ecco qua i biscotti dopo circa 20 minuti in forno. Allora, due cose: uno, all'inizio vi ho detto cookies, ma cioè non sono cookies, sono semplicemente dei biscotti al burro di arachidi. Seconda cosa, non vi ho fatto vedere una parte perché non ci stavo pensando, mi sono dimenticata, che mentre quando li ho messi in forno, dopo li ho schiacciati con un cucchiaio fino a farli assumere questa forma qui, perché insomma la pallina insomma era difficile da cuocere, li ho schiacciati un po'. Ed eccoli qui, sono croccanti, me ne sono già occupato uno. Buono. Spero che la ricetta vi sia piaciuta.
e che la rifarete. Fatemi sapere se provate, come sempre mandatemi le foto se realizzate le mie ricette, io le farò vedere nei video, le metto su Facebook, insomma, le farò vedere. Al prossimo lunedì, un bacione, ciao! Ci sta a lasciare i denti? No, no, no. Non ti è strozzato però? No, non è strozzato. Sente il burro d'arachidi? No. Mi dà energia perché è pieno di proteine il burro d'arachidi. Ok, spero che la ricetta vi sia piaciuta e che la riproviate.